Diamo la parola ora al dottor Giovanni Di Fede, che voi tutti conoscete. E, mi scuso a nome del professor Berlinguer e di Giovanni Biondi, che hanno avuto un piccolo ritardo e che stanno arrivando. Grazie. Il ringraziamento sicuramente va fatto alla rivista Educational 2.0 e alla Nuova Italia che la sostiene, per aver scelto Firenze per festeggiare il suo compleanno, mi sembra di capire. E io mi auguro che la scelta non sia solamente così casuale, ma che dietro questa scelta ci sia anche un riconoscimento in qualche modo della scuola fiorentina, della sua storia importante, Codignola, Scuola Città, Don Milani, Barbiana. Ma non è solo per questa storia. La scuola fiorentina in qualche modo è dinamica, moderna, pronta ad accettare le sfide, e anche oggi vedrete che proporrà progetti di grande interesse. Ci sono progetti che incidono profondamente sulla metodologia, sul modo di insegnare, il modo di coinvolgere i nostri ragazzi. Ne parleranno in modo adeguato gli insegnanti e i dirigenti che per questo si sono preparati. E vorrei salutare i partecipanti che vengono da tante città d'Italia. Hanno affrontato un viaggio, tra l'altro, con uno sciopero dei treni, dicono, in corso, quindi con qualche disagio in più. Troverete Firenze, spero, di vostro gradimento, che ci sia la possibilità di fare anche un soggiorno piacevole. Ringrazio gli amici, che sono tanti e che mi fa molto piacere ritrovare qui. Il convegno di oggi, credo di aver capito, perché ora parlo esprimendo qualche opinione, quindi credo di aver capito, voglia mettere in evidenza il valore e la forza della nostra scuola e le sue potenzialità, i suoi successi, le difficoltà, i suoi limiti, e dei quali dobbiamo parlare proprio se vogliamo migliorarla. Dobbiamo anche riuscire a vederne le difficoltà che incontra, i suoi limiti, appunto. Bisogna appunto favorire questa discussione che voi attraverso la vostra rivista fate, perché sta diventando importante e necessario questo, di provare a discutere di chi, con chi fa scuola tutti i giorni e di quello che fa. Oggi c'è tantissimo bisogno di questa cosa. La scuola spesso ha vissuto un momento di grandi aspettative sui suoi cambiamenti. Adesso mi sembra di sottolineare un aspetto, osserva un po' disillusa il dibattito politico che ruota attorno ad essa, e il convegno, se questo convegno vuole parlare, dal titolo lo si capisce, la scuola nuova nasce dal basso, quindi vuole uscire un po' fuori dal dibattito strettamente politico e provare a dare voce alla scuola. Questo credo sia importantissimo e può ricreare anche quell'elemento di fiducia e di, come dire, anche di motivazione che credo sia molto necessario. Le amministrazioni possono fare molto per la scuola. Le amministrazioni locali, le amministrazioni del territorio possono dare una grande mano. E ripeto, sottolineo questa cosa ripetendomi, mi rendo conto, ma lo voglio sottolineare. Qui noi abbiamo qualcosa da dire, da dimostrare. Noi crediamo molto nelle nostre scuole e facciamo importanti investimenti. Io credo sia necessario che un ente locale, un'amministrazione, sia provinciale, sia comunale, guardi alla scuola come un luogo di risorse, un luogo di sviluppo di tutta la comunità. E questa nostra tradizione in questa regione, direi, perché c'è un impegno forte anche della nostra regione, è una cosa alla quale noi teniamo molto, e ci rendiamo conto che anche in questi momenti di ristrettezze, di crisi economica, di mancanza spesso di fondi adeguati, l'ente locale è chiamato a svolgere una funzione che spesso non è solamente quella dei finanziamenti.
ma può essere anche una funzione di coordinamento, di propulsione, di favorire anche quello che è una conoscenza delle singole qualità della nostra scuola. Penso all'infanzia, noi sull'infanzia facciamo cose splendide, lo facciamo proprio come tratto distintivo, dai nidi all'infanzia, alla scuola primaria. Qui l'ente locale ha segnato una pagina storica e questo, ecco, voglio dire, noi continueremo a fare e lo faremo con molto impegno. Noi oggi presentiamo numerosi progetti come territorio fiorentino, ne presentiamo uno, ne cito solo alcuni, non né i migliori né per dare delle gradatorie, insomma, delle gerarchie di importanza, solo mi serve per anche esprimere un concetto. Ne presentiamo uno che mette al centro l'abbandono scolastico, che è ovviamente uno dei mali della nostra scuola. Anche sul nostro territorio 16 ragazzi su 100, un po' più di 16 ragazzi su 100 lasciano la scuola, anche l'abbandonano gradualmente fino a perdersi dopo i 16 anni. E noi su questo dobbiamo intensificare ovviamente un'azione. Però questa azione non può essere solamente un'azione teorica, deve incidere profondamente proprio sull'insegnamento, sul modo di insegnare, sul coinvolgimento. Questo progetto che noi presentiamo, che si chiama appunto Innovare, cioè vuol dire insegnare a chi non vuole imparare, e qui mi fermo se permettete perché vorrei salutare veramente due grandi amici, il professor Luigi Berlinguer permettetemi, non è rituale, ma insomma, il professor Luigi Berlinguer è veramente un grande amico della scuola, di Firenze, personale, e insomma, potrei dire tante cose, ma forse andrei fuori tema. E così anche Giovanni Biondi è un altro grande amico di Firenze e della scuola italiana, che svolge una funzione importante, al quale abbiamo tanto da chiedere, con il quale dobbiamo tenere un forte rapporto. Conosciamo il suo impegno per il suo lavoro e questo è una garanzia anche per i risultati di questo. Riprendo. Allora, il progetto che dicevo prima, il progetto di cui parlavo, appunto Innovare, insegnare a chi non vuole imparare, appunto è un progetto che prova a mettere, come dire, al centro l'obiettivo di ridurre i tassi di abbandono. Voi lo dite più volte, l'ho letto nella vostra rivista, lo dicono in tanti, lo praticano in tanti, bisogna per questo cambiare anche il modo di insegnare, intervenire profondamente sul modo. E questo progetto non vede solamente gli studenti, ma vede soprattutto gli insegnanti, il loro modo di insegnare. E qui il professore Giuseppe Bagni, professor Massimo Batoni lo presenteranno e vi garantisco è un progetto che oggi coinvolge 3 scuole della nostra provincia, tecniche e professionali, le prime e le seconde classi, interamente finanziato dalla provincia, e noi su questo abbiamo intenzione di allargare, come si deve fare quando un progetto segnala qualche risultato positivo, quando se ne comincia a parlare nella scuola. Quello che noi dobbiamo fare è farlo circolare, farlo conoscere e impegnarci tutti quanti perché questo diventi una pratica diffusa. Questo noi stiamo facendo, come vedete appunto la provincia, che può fare la provincia? Questo intanto è una cosa concreta, come vi dicevo, per coprire questo nostro impegno. Un altro progetto che riguarda le scuole laboratorio, ora io non ho nemmeno gli occhiali, non riesco più a vedere questo progetto. Me l'ho segnato tutti gli appunti, vedo una massa indistinta di grigio e bianco, però insomma. E, il secondo progetto appunto che volevo mettere in evidenza e verrà presentato dagli insegnanti e dirigenti di scuola Città Pestalozzi è un progetto sulle scuole laboratorio. Anche questo, che viene fatto in rete tra l'altro con altri.